Quando volete. Iuri, buongiorno. Insomma, come avete preso questi 10 minuti finali, questo ribaltone negli ultimi minuti? Sicuramente lo abbiamo preso bene, è un peccato che siamo tornati a casa senza punti. Purtroppo abbiamo pagato gli errori, però giriamo la pagina perché siamo sabato e più carichi di sabato scorso. Quando ti sei preso il rigore non avresti mai immaginato? No, più che altro a 40 secondi dalla fine sul 2-2 non mi aspettavo assolutamente. Purtroppo è finita così, adesso non ci pensiamo più, c'è il rammarico, però si guarda avanti. Riguardiamo un attimo però quei 10 minuti, no? Perché in realtà poi è nato tutto dal fatto che abbiamo preso quell'1-1 che tutto sommato sembrava che controllassimo abbastanza bene la partita, poi c'è stato anche il problema di Giannetti che ha dovuto uscire 2-3 volte, cambio maglia, insomma, non è stato un momento facile. Sì, ci sono stati episodi, siamo rimasti appunto per l'episodio di Giannetti, siamo rimasti un po' di minuti in 10, poi abbiamo preso il grosso pari attivo, lo sapevamo che loro erano molto forti. Poi sono episodi anche il rilancio del portiere, il vento, tutti episodi che purtroppo abbiamo pagato. Adesso li analizzeremo, poi proveremo a migliorarli. A botta calda cosa vi siete detti a fine partita quando l'avete fischiato? Sicuramente eravamo tutti un po' arrabbiati, perché comunque uscire così con 0 punti è sempre brutto. Poi niente, adesso oggi in allenamento ne parleremo e rivedremo tutti gli errori che abbiamo fatto. E mi puoi riuscire anche un po' a spaccare la partita, no? Qualche osservatore, no? Sì, il mister mi ha chiesto questo, entrare, muovermi tra le linee. Sono andati in vantaggio, non si è riusciti a mantenerlo. Ci hanno ribaltato subito e non è mai facile quando prendi 2 gol così in pochi minuti riuscire a tenere la calma e a gestire il possesso. Poi purtroppo il gol all'ultimo. Adesso bisogna smarcare subito per partire senza pensare troppo al modo soprattutto. Sì, assolutamente. Adesso ci aspetta una partita molto difficile col Cittadella. Loro arrivano molto carichi qua. Sappiamo le nostre qualità e possiamo fare risultati. Comunque la reazione c'è stata, comunque per 2 gol, fatto il vantaggio, siete andati sotto, avete recuperato, però avanzata, però il carattere c'è. Sì, l'abbiamo dimostrato non solo questo sabato, è da molti partiti che noi speriamo che fino alla fine questa volta qua siamo stati un po' sfortunati. Abbiamo dimostrato che siamo un buon gruppo e non vogliamo. E come ti stai trovando in questo, diciamo, con questa concorrenza anche lì davanti, no? Il mister ti considera una punta in questo momento, quindi siete in tanti, bisogna guadagnarsi il posto, diciamo, settimana per settimana. Io mi sto trovando bene. Ma penso che questa sia anche la forza del nostro gruppo. Siamo tantissimi giocatori di qualità, questo a lungo andare salterà fuori e la concorrenza ce l'ha per tutto. Sta poi nel cogliere le occasioni e sfruttare al massimo. Ecco, tu l'anno scorso facevi parte di un gruppo che è arrivato ai playoff e ha sfiorato, diciamo, la promozione, no? Che differenze trovi tra la Latina dell'anno scorso e lo Spezia di quest'anno? Trovo poche differenze, perché anche lì c'era molta concorrenza in tutti i ruoli e forse appunto per questo che siamo arrivati così lontani, perché comunque i giocatori che sostituiscono hanno voglia di dimostrare, quindi entrano molto bene, hanno voglia di darsi il posto, quindi è questa la forza del gruppo. E anche quelli che
dare il massimo e aiutare la squadra. Come te lo spieghi che il Latina quest'anno sia così in basso? Ma non lo so, sinceramente non ci penso. Quest'anno sono qua alla Spezia, quindi Latina non lo so, non lo immagino. Non immagino un motivo. Adesso qua alla Spezia penso solo di star qua e far bene. Cosa magari te l'avranno già chiesto domenica, sabato scorso, insomma, la partita che sembrava vittoria, pareggio, insomma, un po' tanto resta. Che sensazione ti ha lasciato, vi ha lasciato? Sicuramente brutte sensazioni, perché non è mai bello perdere una partita così. Poi si può stare, succede nel calcio. Mi dispiace perché abbiamo interrotto una buona striscia positiva, però adesso, come ho già detto, richiamo pagina e pensiamo a sabato. Cosa vi ha detto il mister? La prima cosa che vi ha detto appena finita la partita? Ma il mister... E in che lingua soprattutto? No, il mister alla partita non ci ha detto niente. Oggi, prima allenamento, analizzeremo un po' gli errori fatti, le cose buone, e discuteremo oggi. A caso quindi non si parla, cioè no, da mettere la testa. A caso niente, anche perché a caso possono uscire cose che magari non si pensano, quindi analizziamo oggi. Posso? Finora hai avuto poco spazio, meglio fare la mattina e subentrare ogni tanto, perché dai di fare il titolare in linea per te a questi dati. Ma dipende, qua io sto lavorando bene, sta tutto nel fatto di appunto approfittare delle anche poche occasioni che arrivano, entrare e provare a far cambiare idea al mister. Poi la grappa in Lega Pro non lo so, non è stato, quindi non posso sapere come sia il campionato. Magari faccio più difficoltà in Lega Pro che in Serie B. Grazie.